Allora, siamo qui con Mister Cerasa, tecnico dell'Arcianese. Mister, il pareggio è arrivato dopo che avevate sbloccato la partita e vi siete fatti riprendere nel secondo tempo e avete chiuso addirittura con l'uomo in più. Quindi, alla luce di tutto questo, come giudica il punto? Stretto perché secondo me la mia squadra ha fatto una prestazione importante, è andata in vantaggio, ha preso una traversa. Nel secondo tempo, appena entrata, non ha concretizzato 4-5 occasioni. Su un rilancio della difesa casuale abbiamo preso un gol su un errore, per cui non sono contento, anzi siamo molto arrabbiati. Cos'è che secondo lei si poteva fare di più, magari un po' più di concentrazione? Poteva fare di più, fare il 2-0 quando si poteva fare, in diverse occasioni. Noi diciamo che la prestazione c'è stata, ma credo che per quello che abbiamo fatto un punto è stretto. Ecco, il punto appunto vi fa restare sotto il Montecatini, però in campo questa differenza non si è vista, come ha detto lei. Quanto vi manca secondo voi? Mi manca di chiudere questo tipo di partite, che già altre volte è successo, e purtroppo siamo poco cinici e dobbiamo migliorare. Invece aveva tenuto all'inizio fuori Bastoggi per Vettori, poi quando è uscito Vettori è d'accordo che avete un po' abbassato i ritmi? Ma Vettori era ammonito, rischiava la doppia ammonizione, c'era un rischio importante, l'ho levato, ha fatto una buona gara, però la munizione pesava. Allora, siamo qui con Mister Tocchini, allenatore del Montecatini. Mister, 1-1 contro l'Arcianese, un pareggio che comunque per come si è messa la partita secondo me insomma, è un risultato positivo. Come ha visto lei la partita? Il pareggio è positivo un po' per la classifica, ma più che altro non solo per come si era messa la partita, per come si sono messe le cose nell'ultima settimana. La squalifica di Gerzi, la sconfitta a Meridian, il fatto che ormai da troppo tempo dobbiamo allenarci in campi improvvisati e quindi il vantaggio della Larcenese poteva veramente buttarci giù, buttarci a terra. Abbiamo un pochino tentennato, soprattutto all'inizio del secondo tempo, però poi la squadra ha dimostrato di volerci stare, di voler stare a questo livello. Abbiamo trovato il pareggio, stavamo anche un po' crescendo, probabilmente potevamo fare qualcosa in più nel finale di partita, poi siamo rimasti in 10 e ci siamo accontentati tra virgolette del pari senza rischiare grosse cose, però sono assolutamente contento della prova di squadra, dell'unione di intenti, del sacrificio, della voglia di portare a casa un risultato positivo e di rimanere primi in classifica. Rimanete primi in classifica, manca pochissimo per laurearsi campione d'inverno, ovviamente insomma, nei conti finali non conta niente, ma significa che comunque la vostra squadra per adesso è la più forte. Ma sì, essere forti adesso conta fino a un certo punto. Abbiamo dimostrato anche oggi di essere una squadra forte e è stata un'ennesima dimostrazione del fatto che possiamo stare in cima, poi primi, secondi, terzi, questo sarà il campionato a dirlo, però oggi abbiamo dimostrato a tutti e a noi stessi che possiamo competere con squadre forti come la Larcianese e stargli avanti in questo momento del campionato. Poi è chiaro che domenica noi abbiamo Casa Guidi e dobbiamo andare a Casa Guidi a cercare di fare risultato, a cercare di battere questa squadra. Sarà una partita difficilissima e quindi bisogna ricaricare le energie e concentrarci su quello. Poi il campione d'inverno meno conta relativamente.